Benvenuti guardiani in questo nuovo video, questa volta un po' speciale, un po' strano possiamo dire, perché vi parlerò della mia esperienza in questi giorni su subito.it, o meglio dire delle truffe che girano in questo momento su subito.it. Come ho scritto e annunciato da giorni oramai nella mia pagina Facebook, sono intenzionato a comprare una PlayStation 4 usata, perché ovviamente le mie situazioni economiche non mi permettono di spendere 400 euro per una PlayStation, e quindi, a meno che non me li doniate voi come fanno tanti altri morti di fame che si fanno donare i soldi, aspetterò l'offertona su subito.it. Ma è nato tutto 4-5 giorni fa circa, quando ho cercato un bel annuncio di circa 200 euro per una PlayStation 4 con due pad, e nell'annuncio dava il numero, quindi non era soltanto la mail. Per chi conosce bene subito.it sa che c'è sicuramente il contatto via mail, o se chi scrive l'annuncio lo acconsente può anche contattarlo tramite il numero, se ovviamente chi scrive l'annuncio lo acconsente e lo rende pubblico. Quando io negli annunci trovo il numero preferisco contattarlo via WhatsApp piuttosto che contattarlo tramite mail, perché comunque sia i messaggi arrivano prima, ci metti meno tempo a comunicare, eccetera eccetera. La foto profilo di questo tipo era questa qua. Sto oscurando il volto e il numero per non creare ulteriori problemi, ma la foto era questa qua. E lui puntava sul fatto che aveva questa foto, e quindi puntava sul fatto del dire... Adesso vi faccio vedere anche lo screen. Ecco, io sto nell'arma dei carabinieri, posso anche effettuare un video pronunciando il suo nome ed il mio, figurati, non sono un truffatore. Bene, adesso... Siccome ho già girato su Google, perché chi non lo sapesse c'è un modo per mettere un'immagine e vedere se gira questa immagine su Google, e questa immagine risulta su diversi profili con tanti nomi diversi, mi è sorto un dubbio, anche perché ho detto non è detto che un carabiniere non può essere nerd, cioè potrebbe anche essere, però qualche dubbio mi era venuto, anche perché ragazzi miei, io ve lo do anche come consiglio: quando comprate qualcosa su subito.it non fate il pagamento con PostePay, non lo fate per niente. Gli unici metodi sicuri per pagare, o perlomeno quelli che utilizzo io, non so se ne sapete altri, o il contrassegno, che comunque sia costa qualche euro in più, perché ovviamente ci deve essere un corriere che viene a prendere il pacco, lo porta là, prende i soldi e te li porta a te, ma è il metodo più sicuro, quindi preferisco spendere quei 10 euro in più ma effettuare una transazione sicura, oppure Paypal, per chi non lo sapesse è quel conto online dove tu apri il conto online, ci versi i soldi eccetera eccetera, e Paypal riesce comunque sia a rimborsare pagamenti effettuati da utenti verso subito.it se succede qualcosa, del pacco smarrito, robe varie. Anche perché due miei amici ci sono rimasti inculati comprando su subito.it facendo il pagamento con PostePay, perché non dà il rimborso PostePay, perché ovviamente tu vai alle poste o vai dal tabacchino, versi i soldi dal tizio e ciao, quindi quello gli arriva i soldi e è finita lì. Ai miei due amici gli sono arrivati i pacchi, il problema è che c'era un sasso dentro e avevano ordinato altre cose, non penso che se mettono ordina i sassi su subito.it, e non hanno potuto richiedere il rimborso, mentre un mio amico che l'ha effettuato con PayPal, anche lui è arrivato il pacco con il sasso dentro, è riuscito a chiedere il rimborso, e subito.it tramite PayPal è riuscito a rimborsarlo. Adesso quindi sapete bene che i due metodi sicuri per effettuare queste operazioni sono subito, PayPal e il contrassegno. Detto ciò, analizziamo bene questo fatto della truffa subito.it. Passato il primo, che ho detto vabbè, potrebbe essere una truffa, alla fine quando gli ho detto posso pagare solo in questi due metodi, lui mi ha detto no, e mi ha scritto anche queste cose, ovvero sono dell'arma dei carabinieri eccetera eccetera, lasciamo stare. Passando al secondo, vi faccio vedere che foto profilo aveva questa qua. Io quando salvo un numero scrivo sempre eccetera, questa era una PlayStation 4 bianca 180 euro con la foto profilo della la macchina della guardia di finanza, e va bene, ho detto ho tutte guardie, finanze, poliziotti e carabinieri che hanno tutte PlayStation 4, oppure non lo so. Anche lui non accettava il pagamento né con PayPal né con il contrassegno, voleva fare solo con un PostePay, alla più brutta voleva addirittura, poteva anche dividere il pagamento in due parti, uno prima, uno quando in teoria doveva arrivare il pacco, così lui intanto si intasca la prima parte e poi ciao. E ho detto va bene, anche questo lasciamo stare. Poi arriva anche un terzo, e il terzo aveva questa foto qua. Ora, per chi conosce bene l'immagine, questo sarà una guardia costiera, sarà un qualcosa del genere. Anche lui però è stato il genio, secondo me. Era partito una PlayStation 4 a 240 euro. Io gli ho detto guarda, se vuoi, se proprio è, pago le spedizioni io, ma riduciamo a 220. Lui cosa fa?
detto: no, guarda, 190, tranquillo, te la do. Quale pazzo abbassa il prezzo di 50 euro nonostante io avrei abbassato solo di 20, quindi 30 euro in più pur di venderla? E anche lui, solo con postpay, ha detto: guarda, se vuoi mi paghi 40 euro subito, il resto me li dai dopo quando arriva il pacco. Ho detto: lasciamo stare. Fatto sta che arriva il quarto utente, che aveva, ragazzi miei, questa foto qua. Adesso, tralasciando il bimbo che sta lì a guidare, che ha detto: vabbè, lasciamo stare, ma possibile, c'è pure la polizia adesso, cioè, che roba è? E lui c'aveva una PlayStation 4 con due giochi, due pad a 220 euro. E anche lui faceva sempre postpay, non voleva fare la PayPal né il contrassegno. Se si voleva una cifra da pagargli prima e poi un'altra quando arriva il pacco, la solita romanzina, la solita tarantella. E di queste foto, ragazzi miei, ne ho trovate a bizzeffe, ne ho trovate proprio a valanghe. Ho trovato tante utenti con questa foto, tanti utenti con questa foto e tanti utenti con questa foto principalmente. Guardia di finanza, carabinieri e polizia, sempre la stessa foto. Quindi, cari miei, state attenti. Adesso io attualmente questi numeri credo che li porterò alla polizia postale, comunque sia, cercherò di far indagare per questa cosa, perché non può essere che loro ci mangiano e arrivano a fine mese magari con un bel bottino di soldi rubati agli altri. Perché, come ho detto, io mi sto facendo in quattro per comprare questa PlayStation 4, magari ci butto anche 180 euro e poi vengono, mi truffano e non ho nemmeno modo di recuperarli. Detto ciò, spero che il video girerà molto nel web, perché è un'informazione che vi sto dando, anche perché in 4 giorni che sto cercando la PlayStation 4 ne ho viste di tutti i colori. Questa per adesso è la truffa che sta girando, che sta andando di moda ora. Occhio, perché la loro mossa è di mettere un annuncio, guardate caso poco dopo lo tolgono, magari quando vengono scoperti o robe varie, e hanno sempre la foto profilo con guardia di finanza, polizia, eccetera eccetera. Spero che il video vi sia servito, ragazzi. Attualmente sto ancora cercando la PlayStation 4, vedo se riesco a trovare qualcosa, vi farò sapere, vi tengo aggiornati nella mia pagina Facebook, caricherò il video anche appunto nella pagina Facebook e nel canale YouTube. Detto ciò, arriveranno altrettanti video qua e morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.